Buon pomeriggio ai ascoltatori di Radio Science e benvenuti in questo nuovo appuntamento di Spazio Aperto. Con voi come stella entra la presenza di Ugo Lombardi che ci raggiungerà alle 22. Saluto Rosario Moreno e lo ringrazio, la regia centrale da Treviso. Ciao Rosario. Ciao, buonasera a tutti quanti, buonasera al condominio. Buonasera. Ti ripasserò Rosario per i saluti, quelli proprio ufficiali al condominio di Radio Science. Salutiamo e diamo il benvenuto a Marco Grilli, immancabile con noi. Ciao Marco. Buonasera a tutti. Salutiamo Massimo Bonella, da Venezia, venetaoggitv.net. Ciao Massimo. Ciao Antonella, mi fa piacere anche vederti in video questa volta, anche così con una espressione molto raggiante. Okay, è merito la luce, più che altro. E diamo il benvenuto ospite di questo pomeriggio, il dottor Francesco Avolos, dottore commercialista, revisore dei conti. Buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera Antonella, buonasera a tutti e grazie a voi. Con il dottor Avolos questa sera parleremo di anatocismo, parola orribile, quindi parleremo di banche e parleremo, questo magari in seguito perché purtroppo dovrà lasciarci tra una mezz'ora, e parleremo in seguito con Marco Grilli di bail-in, altra brutta parola che però sta diventando oramai parte del nostro quotidiano. Ma passiamo subito la linea a Massimo Bonella per gli aggiornamenti e immediatamente dopo a Rosario per i saluti al condominio. Preso, prego Massimo. Grazie Antonella Intanoro, riprendiamo la linea qui da Venezia, Radio Favaro Veneto del circuito Radio Science. Dunque c'è una notizia top, così possiamo dire. Treviso, con la riforma costituzionale, il Presidente del Consiglio non vede cambiato nemmeno uno dei suoi poteri, altro che svolta autoritaria. Il Premier Renzi, parlando a Treviso, torna sul referendum e respinge le accuse. Dire svolta autoritaria sta diventando un luogo comune. Le polemiche sul testo? Questo è il quesito che la legge prevede. Poi la stoccata all'Unione Europea, questa Europa ha i vitalizi, altro che il Parlamento italiano, raccontano a noi di fare la revisione della spesa e loro hanno lo stesso Parlamento in due sedi diverse. Dunque, prima di dare la linea alla regia centrale, che saluto, dunque alle 18:34 una comunicazione di servizio per tutti coloro che seguivano il settimanale Pianeta Oggi Reporter, settimanale che va in onda sul terrestre, sulla TV terrestre, che poi vedete anche online tramite Sirius TV, perché Radio Sirius, lo ricordo, è anche televisione, internet. Ecco, dunque, adesso i telespettatori del Veneto, per continuare a seguirlo, devono sintonizzarsi sull'emittente video Telecarnia, sulla frequenza del 690 da Piancavallo ogni mercoledì e sabato intorno alle ore 23. Poi questo comunicato lo ricorderemo anche alla fine della trasmissione e anche in altre trasmissioni. Prima di dare la linea alla regia centrale, abbiamo aperto con la notizia che appunto riguardava il primo ministro italiano. Giorni fa avete sentito che hanno parlato del ponte sul stretto di Messina. Ebbene, prima appunto di dare la linea, vorrei fare da parte mia le, come dire, dare la solidarietà ai terremotati del centro-sud d'Italia. A te, Moreno. Molto bene, ti ringrazio. Ma mi hai chiamato Moreno? Rosario Moreno. Ciao Massimo, grazie. No, è una È battuta la qui mia. tra nome e nome, non si capisce nome e cognome, allora ogni tanto sbaglio. È la prima volta che Chiamatemi sto sbagliando Saius, comunque. sarò la vostra radio. Rosario Moreno della regia centrale di Radio Science di Treviso. Avevi il primo ministro a Treviso, eh? Stendiamo un velo pietoso. Bene, cari amici, buonasera a tutto il condominio qui da Radio Science. Bellissima notizia per tutti quanti, perché Radio Science, come sempre, va a reti unificate. Quindi
andiamo su tutte le web radio del network, che le citerò perché è giusto che sia così: Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgarete in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena, Radio Valdichiana dalla Valdichiana, caro Massimo ne sai qualcosa, e ultima aggiunta Modena Noi Radio da Modena. Questa è una testata giornalistica sportiva che parla dello sport, tutto lo sport di Modena e provincia. Poi andiamo sulle web TV, perché la web TV è anche il nostro pane quotidiano, quindi ci potete guardare sul canale YouTube attraverso i nostri siti. Vi ricordo che c'è una bellissima chat che è presente su tutti i siti del network, quindi anche sulle web radio. Chiunque può scrivere da qualsiasi sito che tutti leggono, quindi fate attenzione a quello che dite perché vi controllo. Bene, con questo è tutto, non credo ci sia niente. Ah no, ecco una cosa importante: info spazio aperto @gmail.com. Vai Antonella. Grazie Rosario per aver ricordato l'indirizzo di posta elettronica e informo anche gli ascoltatori che è attiva la pagina Facebook di Spazio Aperto, per cui oltre alle chat segnalate da Rosario nel circuito di Radio Science potete anche inviare dei messaggi istantanei sulla nostra pagina, che è costantemente aperta durante la diretta, per cui verranno letti e eventualmente poste le domande che mi invierete, insomma. Allora Francesco, entriamo nel merito della trasmissione, dell'argomento perlomeno scelto per la trasmissione di quest'oggi. Un argomento che sembra ostico e difficile comprensione, non fosse altro per la bruttezza della terminologia che viene utilizzata. Parliamo di anatocismo. Sì. Anatocismo: dal 1 ottobre sembra che la pratica di far pagare gli interessi sugli interessi sia stata reintrodotta. Cerchiamo ecco di capire in effetti cosa voglia dire anatocismo e cosa cambia per i clienti degli istituti di credito. Bene Antonella, questa è una bellissima impostazione. Allora ti dico subito, l'anatocismo è innanzitutto è il ritorno di un perfido sconosciuto. Sconosciuto perché sembrava che fosse stato superato ormai da una certa, più che da una da normativa, da un comportamento bancario che conseguente a tutte quelle che sono state delle azioni che sono state contro le banche da parte dei correntisti, specialmente i più vessati, quelli che più vessati perché chiaramente utilizzavano i conti correnti allo scoperto per tanto tempo e per lunghi periodi in sostanza, e quindi si erano verificate delle situazioni in cui gli interessi erano diventando parte del capitale e avevano creato dei deficit finanziari molto importanti, e per cui sono nate del contenzioso sostanzialmente. Quindi contenzioso, che parliamo sempre però di contenzioso civile, quindi siamo in un'area civilistica e in tribunale ordinario. Il fenomeno dell'anatocismo, questa parola forte, non fa altro che identificare quell'uso che era da parte delle banche di liquidare gli interessi passivi sul conto corrente bancario con una frequenza trimestrale. Questo era il nocciolo della questione. In sostanza, gli interessi venivano liquidati trimestralmente, pertanto nel momento in cui venivano addebitati sul conto non facevano altro che sommarsi al capitale a debito del cliente, per poi far maturare ulteriori interessi. E questa era la pratica, questa è l'anatocismo. Penso, spero che mi sentite? Sì, certo, Francesco. Ah, ok, sì, scusa, purtroppo io sento, sapete che sono purtroppo fuori e non sento sempre bene, scusatemi. No, figurati. In sostanza, però, e quindi qual è l'elemento scatenante, qual era? Gli interessi passivi calcolati trimestralmente, mentre gli interessi attivi calcolati una volta all'anno. In sostanza c'era un disallineamento di trattamento, un disequilibrio
fondamentalmente fra trattamenti, trattamento dello stesso del potenzialmente anche dello stesso cliente, che una volta, se il conto era a debito, aveva gli interessi passivi calcolati trimestralmente, se era un conto positivo se li vedeva maturare soltanto alla fine dell'anno e se si riusciva a ottenerne un calcolo, comunque un capitale positivo. Questo è l'anatocismo è sempre stato un elemento di contrasto, comunque è sempre stato una regola non condivisa, comunque non garantita e mai non è stata mai autorizzata, fondamentalmente più che altro era una pratica. Per cui attraverso tutti questi sistemi che vi ho accennato, in sostanza attraverso i ricorsi, quindi io ve lo posso dire perché comunque sono stato anche nominato CTU del Tribunale a Bari per fare delle rilevazioni anatocistiche, quindi chiaramente non di parte ma nominato direttamente dal giudice per avere praticamente la possibilità di decidere se ci fosse o meno la pratica dell'anatocismo. In sostanza, quindi, che cosa l'intervento qual è stato che è stato fatto qual è? Riequilibrare i trattamenti, quello debitore e quello creditore. Pertanto si è stabilito nel tempo e ad oggi è ancora così, e fondamentalmente lo è così anche in questa regola. Ora però arriveremo al perché si parla di nuovo di anatocismo. Le regole dell'equilibrio sono state confermate, cioè gli interessi, infatti si leggerà dagli articoli che sono stati pubblicati, si leggerà che tranquilli gli interessi attivi e gli interessi passivi vengono calcolati una volta all'anno, quindi allo scadere al 31 dicembre, a seconda di quelle che sono state le movimentazioni bancarie, i saldi attivi o positivi sul proprio conto corrente. Pertanto sotto questo aspetto uno potrebbe dire non ci sono problemi, va bene? Ma veramente non ci sono problemi? I problemi ci sono, perché per quanto gli interessi debitori e creditori siano stati riequilibrati nel calcolo del medesimo asse temporale, quindi anno a anno, la realtà è che non esistono gli interessi creditori. Quindi fondamentalmente il disequilibrio e il disallineamento continua e persiste. Pertanto è un pochino più importante quello che sta succedendo in questo momento, perché innanzitutto viene trasferita la responsabilità dell'addebito sul conto corrente o meno degli interessi passivi, viene trasferita direttamente al contribuente, il quale si trova non solo a dover sopportare determinate regole, ma doverne essere addirittura garante contro se stesso. Questa cosa penso che, non so se mi sono espresso bene, ma magari la potremo rivedere un attimo fra un po'. In sostanza, quindi, chiedo scusa. Prego, Francesco. Ah, ok, no, pensavo ci fosse stato un intervento. No, chiedo scusa. Quindi, in sostanza, che cosa succede? Con le nuove regole, quelle che sono partite proprio in questi giorni, dal 1 di ottobre, e però le banche invieranno un'informativa ad hoc, in quanto è un consenso che deve essere espresso, non può essere un consenso tacito, almeno questo si legge dal decreto, dalle informazioni che avvengono attraverso media, sostanzialmente il cliente della banca dovrà decidere se al termine, cioè una volta maturati questi interessi passivi su un capitale a debito, che chiaramente sono soldi di cui il cliente ha usufruito, debbano essere addebitati sul conto corrente oppure debbano essere liquidati, come dire, in contanti, brevi manu, con altri sistemi, con un sistema diretto, cioè cliente banca, va bene? Ora, qual è l'inghippo al quale noi dobbiamo fare attenzione? Io i miei soldi li porto in banca, giusto? E li uso io e li faccio usare anche ai terzi, va bene? Nel momento in cui vado a debito, che faccio?
so che sto usufruendo di denaro che non è mio, pertanto sono già disposto a pagare il servizio e gli interessi. Ok? Nel momento in cui io comunico alla banca, va bene, i miei interessi li potrai addebitare sul conto corrente invece di pagarteli in contanti. Questo passaggio è fondamentale, perché in interessi questo passaggio capitale? Non solo, ma non li chiameranno più interessi, Antonella, sono soldi miei, io ti dovevo pagare, ti pago con un'altra moneta, non sono interessi. Quindi l'anatocismo è sparito. Questo incredibile, è un passaggio abbastanza, questo è un passaggio focale, è importantissimo, perché io ti sto dicendo come ti pagherò, non ti sto dicendo addebitami gli interessi. Quindi la voce interessi li potranno chiamare come vorranno, ma le banche potranno opporsi e dire no, non è vero, quelli non ho addebitato gli interessi, io mi sono fatto pagare un servizio. Ecco. È chiaro? E quindi è questo, diciamo, il questo è l'inghippo più grosso. Noi lo chiameremo anatocismo, e lo chiameremo anatocismo in quale misura? Nella misura in cui, nel momento, perché chiaramente che cosa si dirà e verrà detto, vedremo, perché se ne parlerà tantissimo, ritengo, è chiaramente più nelle aree tecniche e non quelle a livello di informazione civile, perché purtroppo questa sappiamo che esiste a livello sostanzialmente zero, ma nelle aree più tecniche si dirà, ma gli interessi vengono calcolati una volta all'anno, così come gli interessi creditori, eccetera eccetera, ok? Ma le banche danno gli interessi creditori? No, l'interesse creditore oggi è zero. Quindi come si può dire, come si potrebbe mai dire che non si parla di anatocismo? È vero quello che ti ho detto prima, non vorrei confondere, spero di non confondere, perché prima ho detto che non esiste, ora dico che esiste. Esiste, si parla di anatocismo in questa misura. Assolutamente. No, guardavo dimmi. Marco nel frattempo sorrideva, credo in maniera abbastanza ironica. Forse vuoi dire qualcosa, Marco? Ma le banche in realtà ore chiaramente del cliente, ci sarebbe molto da dire, allo stesso tempo c'è anche molto poco da dire, sono pari a zero, per non dire che comunque sostanzialmente anche chi avesse un conto in positivo, come si suol dire, non si vede non solo riconosciuto alcun interesse, ma va anche incontro ai costi di tenuta conto, se poi anche la disgrazia di avere dei titoli in banca. Non c'è molto da dire, di solito si va in negativo, è un costo avere i soldi in banca, non è un vantaggio. Sì, certo. Fra l'altro c'è un'altra cosa, se volessimo entrare pure nel particolare, perché qua diciamo parliamo di un tasso debitore legale, no? Sappiamo che esiste una legge, la 231, che parla del tasso usuraio, eccetera eccetera, e allora, ma se noi volessimo essere ancora un pochino più pignoli e sostenere che quel tasso debitore che la banca applica, e che vi assicuro non è tanto basso, perché il range in cui si può muovere una banca per un conto corrente scoperto a cui viene dato un affidamento di scopertura di conto di 5.000 euro va dall'11 al 16%, non parliamo di noccioline. Va bene? Se a quello sommiamo quanto la banca non dà più di interesse attivo, siamo sicuri che rimaniamo nell'area legale o siamo nell'area usuraia? Ecco, questo è il problema che un po', diciamo, crea incubi che hanno rapporti con le banche, e comunque anche vede coinvolto te come professionista, perché ripeto, essendo tu un dottore commercialista e dovendo curare l'amministrazione dei privati, ma anche di aziende, insomma. Sì. Ecco, ti chiedo, Francesco, questo è un meccanismo che coinvolge chiunque. Sì. Che si tratti di un correntista privato, di un correntista di una società, coinvolge chiunque.
Ed è una lunga battaglia che è stata condotta anche in passato dalle varie associazioni in difesa degli utenti bancari. Pare che sia addirittura in contrapposizione con il divieto assoluto di applicare l'anatocismo. Come è stato possibile reintrodurlo, visto che comunque era stato già posto un divieto proprio per impedire opere di questo genere? Trasferendo la responsabilità, la decisione dell'addebito degli interessi al cliente correntista. Quindi questo va a caricare ulteriormente la figura del correntista. Assolutamente sì. Praticamente l'anatocismo, così come cioè così secondo l'attuale regola, è legalizzato dal correntista stesso. Però, ripetiamolo, ha facoltà di rifiutarsi. Certo, però significa che quando gli interessi passivi per l'utilizzo allo scoperto del conto corrente verranno liquidati dalla banca, in quel momento il cliente dovrà decidere, cioè se dovesse decidere di non farli addebitare sul conto, dovrà pagare gli interessi direttamente alla banca. Quanti lo faranno, Antonella? Se io Quando vado allo prenderà scoperto, questo meccanismo, mi chiedo. che cosa? In quanti comprenderà questo meccanismo e soprattutto Sta come potranno tutelarsi? certo, sta anche a noi commercialisti. Io sollecito molti miei colleghi a fare informazione sui propri clienti. Informazione mirata, informazione consapevole, cioè dobbiamo avere una gestione consapevole del nostro quotidiano. Cioè, oggi l'azienda non la possiamo più gestire come forse si poteva gestire fino a, perché negli ultimi 20 anni non è più possibile, fino a diciamo 15-20 anni fa. Quindi con un po' con quella splendida leggerezza. Questa splendida leggerezza non esiste più. Non esiste più da tanto tempo perché ci siamo fatti prendere in giro parecchio. Per cui oggi bisognerà essere molto più incisivi anche con i clienti. Io ho preparato, sto preparando, questo non voglio farmi pubblicità, ma lo dico ai miei colleghi se mi stanno ascoltando. Sto preparando un'informativa per i miei clienti, ai quali innanzitutto dirò di fare attenzione, di leggersi le carte. Perché arriverà l'informativa delle banche, dove cercheranno di spiegare o cercheranno di nascondere, perché io direi più la seconda, cercheranno di spiegare e nascondere gli effetti di questa potenziale scelta che il contribuente, il cliente può fare. Dall'altra parte cioè il resto lo dobbiamo fare probabilmente come cittadini, come categorie. Dobbiamo fare in modo che la gente sappia, perché sappiamo benissimo che qui le mani nella torta le mettono soltanto loro e ci stanno creando tantissimi problemi, perché da una parte dicono che vogliono incentivare lo sviluppo delle imprese e dall'altra parte tolgono ogni cioè trasferiscono sulle imprese stesse determinate responsabilità. Io non dico che il contribuente non deve essere responsabile dei propri debiti e dei propri, cioè deve essere felice dei propri crediti e non responsabile dei propri debiti. Per carità, sarebbe un errore proprio macroeconomico da parte mia. Però dico semplicemente che ci devono essere delle chiarezze che oggi non ci sono. Se Non tu, so. se vai, se noi per esempio ci andiamo a leggere l'informativa della Banca d'Italia, questa cosa l'ho fatta appositamente per stasera. Della Banca d'Italia dove dice come si calcola il tasso usuraio. Se sentite bene, ve la leggo perché ce l'ho qua. Sì, noi sentiamo Me la sono benissimo. portata. Benissimo. Ora ve la leggo. È il primo periodo. Questa è il si chiama è sul, sulla pagina della Banca d'Italia, non c'è niente di particolare. Tassi effettivi globali medi. Dal 14 maggio 2011, il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari è calcolato aumentando il tasso effettivo e globale medio di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali.
Vedi il comunicato del Dipartimento del Tesoro del 18 maggio 2011. Tale metodo di calcolo è stato introdotto dal decreto legge del 70-2011 che ha modificato l'articolo 2,4 legge 108 che determinava il tasso soglia aumentato del TEG del 50%. Ma chi le capisce queste cose? Sono assolutamente incomprensibili. Questa è la Banca d'Italia, Antonella. Non è una banca qualunque, è la Banca d'Italia, quella che gestisce i pubblici. Ma Francesco, noi abbiamo pensato di presentare un tipo di trasmissione come questa proprio perché già l'argomento di per sé è ostico. Certo. Non è assolutamente semplice riuscire a dare certo. un'informazione chiara né attingere alle fonti, perché certo. come tu stesso hai poc'anzi dimostrato, riuscire a comprendere quelli che sono i tecnicismi o comunque le confusioni bancarie, perché è una cozzaglia di numeri assolutamente incomprensibili per il cittadino medio, come sempre diciamo, certo. già operato da mille problemi quotidiani, non è cosa facile. Infatti. Se a questo poi andiamo ad aggiungere un altro tentativo di estorsione, mi viene da dire, probabilmente sì. non è la forma più elegante, però credo che sia quello che renda meglio l'idea. Altro tentativo di estorsione, la cosiddetta tassa sui salvataggi bancari. Altra notizia data 5-6 giorni fa, credo, se non ricordo male, buttata lì e lasciata così in fase limbica. Poi scava, vai a leggere e ti rendi conto che alcune banche starebbero cominciando ad inviare ai propri clienti le informative dell'applicazione del nuovo balzello, definiamolo così, il cui importo arriverà addirittura fino a 25 euro. Questo balzello è stato introdotto sostanzialmente per andare a sostenere le spese che gli istituti hanno affrontato per il finanziamento del fondo di garanzia dei depositi e del fondo nazionale di risoluzione. Tutto questo per intervenire in soccorso di quelle famose quattro banche, la Banca Etruria, la Banca Marche, Cari Ferrara e Cari Chieti, che sono state salvate lo scorso novembre, no? Corretto Marco? Sì. Sì. Allora, andando a sommare tutti questi tutte queste nuove non so, forme di estorsione, perdonatemi, io non riesco a trovare un termine diverso, perché hanno questo sapore, hanno questa. Allora, il correntista, il correntista... È vero, Antonella, è vero, hai ragione, è verissimo, è una vergogna. Cioè, voglio dire. Qui ci troviamo di fronte ad una serie di operazioni messe in atto da parte degli istituti di credito che chiedono soldi al correntista, chiedono soldi sì. ai fondi. Ti posso fermare un secondo? Ti posso fermare solo un attimino, solo per fare una precisazione, perdonami Antonella. Non dobbiamo demonizzare necessariamente le banche, no. queste sono leggi, questo è il governo. Sì. Non sono le banche. E certo, e ci stavo arrivando di fatti. Scusami. Ci stavo arrivando, appunto, volevo dire che tutte queste richieste d'aiuto rivolte dalle banche agli organi poi che ne raccolgono le lamentele trovano una soluzione come mungendo certo. il contribuente, assolutamente il correntista, cioè alla fine sono due le cause, appunto, non sono solo le banche, ma c'è evidentemente anche una carentissima risposta politica. Assolutamente sì. Ecco. Assolutamente sì. Marco, non c'è solo la carenza risposta politica, c'è una convivenza politica, una connivenza politica. C'è una carenza nei confronti del cittadino, diciamo, e una convivenza sì. con gli istituti di credito, comunque con le banche. Ma, certo.
Altra parolaccia terribile, Marco, e qui ti chiamo in causa. Scusa Antonella, scusa se prendo un attimo da Radio Favaro, Prego. ma comunque sta di fatto che c'è questo sottobanco tra banche e governo, alla fin fine non so chi che ha più la colpa, chi che ha la colpa di più fra i due, insomma. Chi che ne rimette intanto è il cittadino che dovrebbe prendere e portare via tutto e là che sia finita una volta per tutte. Siamo molto semplici, no? La tentazione è quella, però bisogna stare, credo, anche attenti ad un'operazione di questo tipo. Perché, ecco, Francesco, Dimmi. poniamo il caso che qualcheduno decida di chiudere il suo conto in banca Sì. e investire diversamente il suo denaro per sfuggire a tutti questi meccanismi. Quali sono le possibili alternative? Allora, ti faccio semplicemente, ti rispondo in una maniera molto semplice. Tracciabilità si chiama. Non si può lavorare senza le banche. E questo è il punto. Si chiama tracciabilità. Non si può lavorare senza le banche, perché tu, anche se usi una carta di credito, la usi attraverso un istituto di credito. Se usi una carta di debito, quelle ricaricabili, la usi attraverso un istituto di credito. Se usi una qualunque altra cosa, la usi sempre, devi sempre attraversare la banca, perché per la legge sulla tracciabilità, e che è legata a queste leggi più ampie che sono dell'antiriciclaggio, della lotta all'evasione, della lotta alla corruzione, eccetera, 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 eccetera. Cioè, con queste scuse siamo arrivati alla tracciabilità, che oggi non fa altro che porre il cittadino in una situazione di sudditanza totale. Sembra quasi che non ci sia nessuna via d'uscita. Perdonami, il problema è se io mi prendo i soldi e me li porto a casa, probabilmente da domani mattina posso comprarmi soltanto qualcosa che sia. Allora, qua bisogna anche fare attenzione, perché quando si parla di tracciabilità e di denaro contante, si dice che il limite dell'utilizzo del denaro contante oggi mi sembra che sia tornato ai 1000 euro, 3000 euro, non mi facciamo finire. Io non riesco a memorizzare queste cose perché sono banalità. Diciamo 3.000. che sono 3.000 euro, perfetto. 3.000 euro. Allora ti dicono 3.000 euro, ma ti hanno detto qual è l'arco temporale entro i quali si possono utilizzare? Allora, questo non è una domanda perché ci stanno fregando, significa che possono fare quello che vogliono, perché domani ci potrà essere un qualcuno a capo di una qualche, di una qualunque cosa, che ti dice 3.000 euro sono giornalieri. Poi ti potranno dire no, i 3.000 euro nell'arco del mese, oppure i 3.000 euro nell'arco dell'anno. Va bene? Allora, per quanto le leggi possano essere discretamente chiare, e questo lasciano sempre il tempo che trovano, questa è una problematica da considerare. Per cui nel momento in cui io posso usare 3.000 euro al giorno, in ogni caso che faccio? Il mio gruzzolo, i miei guadagni, lì dove mi dicono, io che sono un professionista e che emetto una fattura, che mi dicono che la mia fattura, il pagamento della mia fattura deve essere tracciabile, significa che anche i 50 euro che io incasso per una cosa qualunque, in teoria dovrebbero arrivare attraverso la banca. Ovviamente non lo facciamo, mo stiamo parlando in termini pratici, eh? Parliamo in termini tecnici. Nel momento in cui mi pagano, ma io non ho la banca e io devo incassare una fattura di 3.100 euro, non la potrò incassare. Quindi non avrò più la mia fonte di sostentamento. Non so se sono stato chiaro, cioè la mia visione è questa. Ora, sì, scusa, dimmi. Viene da dire, poi quando Sì, anche sì, tu sì, sì. decidessi di farlo tramite canale bancario, in ogni caso, Sì. non si pone il problema, per esempio per l'Agenzia delle Entrate, non si pone il problema perché loro hanno un certo signore che si chiama Serco, per cui ogni volta che prendo Infatti. una fattura, tu lo sai meglio di me perché ci lavori in Sì. un modo o in un altro, Sì. questi signori tracciano tutte le spese comunque che eccedano i 3.000 euro. Quindi, che siano 3.001, che siano 3.050, 3.999 o 1 milione di euro, se Esatto. dice che tu hai accumulato spese, e tra le altre cose vai anche sul reddito presunto, perché se tu hai accumulato spese per un Perfetto. certo ammontare, si Certo. presume
che ci sia che una cosa, ciò che tu hai introitato e ciò che tu sostanzialmente hai, diciamo, avuto come fuoriuscita, che sì, sia di denaro elettronico, di denaro contante o quant'altro, però sì, il discorso dei 3.000 euro è ancora più relativo. Infatti, è giusto. È giusto. Prego. Ecco, tornando un attimo a quella che è la tassa sui salvataggi bancari, eccetera, sì, forse è importante sottolineare che non parliamo di piccole somme. Sommando i clienti delle banche si dovrebbe raggiungere un totale di 12,4 milioni di famiglie, imprese e clienti, no? Che è un numero sì, considerevole, vale a dire il 20% della popolazione italiana. Francesco, quali potrebbero essere, facendo delle previsioni naturalmente perché sì, non abbiamo ancora dei dati, quali potrebbero essere secondo te i risvolti, cioè da un punto di vista economico, finanziario, visto che qui tutti cercano di rilanciare il paese, rilanciare l'economia, sì, ma tutte queste operazioni non sono in netto contrasto con questa intenzione manifestata? Assolutamente sì, assolutamente sì. Guarda, non solo questo, non solo questa manovra dove si chiede praticamente ulteriormente il salvataggio di istituti privati, perché le banche sono private. Esatto. Privati vengono, si richiede, anzi si obbliga il cittadino a partecipare a salvarle, nonostante magari abbiano gestito il denaro proprio, cioè quello del cittadino stesso, in maniera oggettivamente contestabile, se non deprecabile probabilmente, è un elemento fondamentale, importantissimo della dimostrazione che non vogliono che una certa fetta, una certa cittadinanza, un certo numero di cittadini, cioè il popolo, si evolva e quindi si evolva attraverso la progredisca, cioè attui il processo del progresso, il progresso che può essere di natura culturale e può essere di natura commerciale e industriale, va bene? Per cui chiaramente va in netto contrasto, ma ti dirò anche di più, non so se avete sentito, ma penso di sì, che si stanno preparando per un ennesimo condono. Allora, quest'altra figura, questa ve lo dico perché non è anacronistica rispetto alle cose che ci stiamo dicendo, perché io vorrei sollecitare anche la vostra attenzione a questo. Quanto vale, la domanda è, quanto e quando vale un condono? Il condono non vale tanto quanto il suo contenuto e l'effetto positivo che può avere eventualmente sul contribuente, sull'interessato. Il condono ha la sua reale valenza se il sistema nel quale si rimane o che comunque si tende a raggiungere successivamente al condono è un sistema che funziona. Perché se il sistema rimane lo stesso, io il giorno dopo il condono torno ad essere nella stessa identica situazione. E allora che senso ha? Ci blocchiamo, siamo letteralmente bloccati. Questo mi sembra abbastanza evidente, che si sia impantanati. Volevi dire qualcosa, Massimo? Sì. Massimo o Marco, non ho capito. No, Marco ne avrebbe tante di cose da dire. Partiamo da un presupposto, ma secondo voi la Banca d'Italia è una banca pubblica? È la banca di Stato? È di fatto la banca centrale italiana, ma è una banca pubblica? Sì. No, che non lo è. L'azionariato non è pubblico. No, infatti. Non è interamente in mano al Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'azionariato è in mano alle banche private. Però svolge funzioni. Quindi noi abbiamo di fatto l'organo che disciplina i regolamenti bancari all'interno. Certo. Prego? Sì, l'organo che funziona di controllo sul credito italiano, che di fatto è un organo privato, sì, è come se fosse una sorta di. Giusto. Intanto è una società di azioni. Che l'azionariato
straniero. Ora voi mi spiegate, al pari tra le banche che lei stessa dovrebbe controllare, quindi c'è un conflitto di interesse alla base. E c'è anche quello che succede nella borsa valori italiana. Borsa Milano, okay, il giardino delle grida, è controllata dalla borsa di Londra. Non so se mi sto spiegando. Quindi quello che dovremmo far capire all'utenza è che, tanto per cominciare, sì. Oh, aspetta, scusa, mi dimenticavo un piccolo particolare. La nostra moneta stampata, conio metallo o carta moneta, non è più denaro pubblico. La legge, ok, una volta puniva, c'era scritto sulla carta moneta, puniva sostanzialmente chiunque logorasse, distruggesse, spacciasse denaro falso. Ora questa dicitura sulla carta moneta non si trova. La nostra carta moneta, così come il conio metallico, sostanzialmente sono strumenti di transazione privata a tutti gli effetti. L'unica firma che si riscontri sulla carta moneta è quella di Mario Draghi, che è il presidente in questo momento della Banca Centrale Europea. E l'unico simbolo che si trovi è quello delle stelle dell'Unità Europea, cioè della bandiera europea. Non è più carta moneta italiana, è in mano a un organo che esso stesso è un organo non controllato interamente dagli stati, ma dalle banche private. Quindi abbiamo una banca privata statale, una banca privata europea, e queste controllano il meccanismo del credito pubblico. Certo. Non so se. Quindi viviamo, viviamo una contraddizione in termini, sostanzialmente. Questo, scusate la piccola precisazione. Durante la prima ricerchina via internet sono andato sul sito ufficiale della Banca d'Italia. Sì. E ho formulato nello spazio riservato alla ricerca all'interno del sito la domanda: composizione azionariato Banca d'Italia. È venuta fuori una lista di 308 risultati dove, al di là del testo nel quale probabilmente sono contenute queste parole, non c'è uno specifico riferimento. Sono arrivato a scorrere fino a, scusatemi un attimo, lo dico, 8 pagine. E poi, secondo voi, questo che cosa significa? È questo che dobbiamo far capire alle persone. Marco, aspetta, riponi la domanda, perché perlomeno io non... Cosa significa il fatto che su 308 risultati nessuno conduca direttamente alla composizione azionaria della Banca d'Italia? Sì. E stiamo parlando di un ente che dovrebbe essere pubblico. Non solo, stiamo parlando di un ente che comunque dovrebbe rispondere a delle leggi sulla privacy e sull'informativa. Non meno di quanto ne devo rispondere qualunque sito che è pubblico, che è online sulla rete. Non solo. Questa parla di tracciabilità o di trasparenza, insomma. Certo, certo. Ecco. Tu tieni conto che per quanto mi dici, siamo in un sistema assolutamente sbilanciato. Siamo in un sistema che ci ha chiusi in una bolla. Siamo in dittatura. A proposito di questo, altra parola terribile che abbiamo ascoltato nei giorni scorsi è stata bail-in. Sì. Allora, chi di voi vuole assumersi l'onere di dare una veste un po' più accettabile a questo termine orribile? Non farei neanche la traduzione letterale, onestamente, per quel che mi riguarda. Mi limiterei a commentare lo strumento. Allora, voi mi spiegate, sempre in una democrazia, a che cosa serve avere un sistema bancario e di banche private, tra le altre cose, che poi sono quelle che dovrebbero garantire anche l'operatività alle imprese, ai privati stessi, essere supporto dell'investimento immobiliare per quanto riguarda anche le famiglie, eccetera, 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 eccetera. Che oltre ad avere un proprio azionariato o comunque un pacchetto di quote, perché ci sono anche l'SCRL, società cooperative responsabilità limitata, che quindi hanno una composizione sociale, sono soggette a rischio di impresa e devono rivalersi sui propri correntisti, quando anche non fossero dei soci, per rimediare alle proprie
del denaro della banca, ma anzi ne stanno apportando. È un'iniquità mostruosa. Poi mi si dice che questa cosa tocca soltanto coloro i quali abbiano dei depositi, titoli e non, che sostanzialmente sommino superiore a 100.000 euro. Quindi, o pari o superiore a 100.000 euro. Quindi, quando uno comunque ha 99.000 euro, teoricamente è a riparo. Mi sbaglio nel computo, nella valutazione? Francesco? No. Sì, infatti, no, purtroppo non sentivo bene, stavo cercando di rielaborare quello che sono riuscito ad ascoltare. No, non sbagli nella valutazione. No, infatti, da quello che ho capito non mi sembra che tu stia facendo errori. Dimmi. Ecco, quindi quello che bisognerebbe chiarire alle persone è che a mantenere il denaro su un conto corrente bancario è già una perdita di per sé solo per il fatto di averlo lì, anche se ne hai tanti, tra certo, virgolette. Se in più certo. La disgrazia di avere più di 100.000 euro, oltretutto sei anche soggetto ad eventuali prelievi forzosi da parte dell'istituto di credito stesso per ovviare alle proprie perdite, quando anche tu non fossi socio della società. Allora è una follia sostanzialmente. È una follia. È una follia. Alex, si morde. Ora parliamo del lite che tu hai indicato, Marco, ma nulla osta che poi nel tempo questo limite possa scendere sempre di più, sino a diventare una pratica consueta. Tanto hanno anche reintrodotto l'anatocismo, per cui nulla impedirebbe in futuro di assistere a dei prelievi forzosi anche su conti correnti con depositi decisamente modesti, insomma, secondo me. Voglio vedere, probabilmente in Italia ci sarà qualcheduno anche che possiede quanto? 100.000 euro sul conto, Marco? Sì, c'è più di quello, credetemi. Ecco, ma credo che coloro che posseggono depositi ben più corposi e sostanziosi non li abbiano certo nell'Istituto di Credito Italiano. No, la tendenza, stando a quel che mi consta, è cercare di farli girare da un'altra parte. Io tra le altre cose per lavoro mi occupo anche di formule di investimento, per cui diciamo che so esattamente cosa consigliare alle persone, ed è diventato ormai un dovere civico da parte mia, perché francamente se proprio uno vuole metterli in gioco, almeno avere come dire, un'idea del perché, ma lo fa anche con uno scopo, che è cercare comunque di proteggere il proprio capitale o di vederlo incrementare in modo più o meno esponenziale secondo anche quelli che sono i fattori di rischio che le persone sono disposte ad affrontare. Certo. Quindi è una questione di educazione delle persone, per quello volentieri parlo di questo argomento, perché mi tocca lo faccio anche professionalmente. Certo. Ecco, ma allora chiedo ad entrambi, visto che tu Francesco nella tua professione, tu Marco per altri versi, ma quindi un correntista o comunque un cittadino quanti ha a disposizione per tutelarsi e per non vedersi derubare in maniera così spudorata? Teniamo conto che ormai le famiglie sono in gravissime difficoltà, l'italiano medio da sempre è un piccolo risparmiatore, da sempre comunque fa i suoi piccoli investimenti. Se non ha modo di potersi tutelare, cosa deve fare? Cosa suggerite, ecco, voi professionisti di fare? Non tenere soldi sul conto corrente, molto semplice. Infatti, nei limiti del possibile, sì, è così, è questa. La maggior parte degli utenti non sa che l'imposta di bollo si paga semplicemente per le giacenze medie superiori ai 5.000 euro l'anno. Ok? Che significa che se tu hai 4.999 euro perennemente sul conto, in media quantomeno, non paghi neanche l'imposta di bollo, ma questo le banche non te lo dicono. Questa è una sciocchezza, perché stiamo parlando comunque di un costo bolli che può arrivare a 36-40 euro l'anno circa, grosso modo, euro più, euro meno, massimo, e stiamo parlando di imprese, e di privati ancora meno. Sì. Perché il massimo sono 2,58 euro mi pare al mese mediamente. Al mese, più o meno quello. Quindi queste sono le cifre, non sono cifre importanti, ma importante è il concetto che è alla base, cioè lo Stato
lo Stato ti chiede di contribuire a se stesso per un qualcosa che tu comunque, diciamo, per una contropartita inesistente da parte sua, se non per il fatto che hai dei soldi che girano sul conto corrente. Stai pagando una banca perché tenga i tuoi soldi sul suo conto, su, diciamo, su una sua pertinenza, per poterli utilizzare e oltretutto in piena tracciatura degli stessi. Quindi è come dire, è come fare del male a se stessi, in poche parole. Quindi quando tu mi dici che suggerimento fai e mi rendo conto di sembrare un fuorilegge, io dico semplicemente no, non è non fatturare, non fare gli scontri, no. È cercare di far passare il meno possibile o il meno tempo possibile al denaro sul conto corrente, punto, finito. Questo è il sistema. Poi per fare questo ci sono n modi, tutti puliti e tutti perfettamente legali. Assolutamente. No, per carità, non stiamo certo insegnando a delinquere, ci mancherebbe altro. Non da noi questa idea, però dobbiamo anche insomma tutelarci in qualche modo come cittadini. Sono le 19:22. Prego, Francesco. No, volevo dire che questo ragionamento vale a un raggio di valenza ampissimo, perché io ti posso dire per esperienza personale che addirittura le banche arrivano anche a questo. Ora vi faccio un esempio pratico, ma molto diffuso, legale fra l'altro, una illegalità legalizzata, nel senso che se tu per esempio hai dei titoli e li dai garanzia per un prestito, questo parlo di impresa, quindi una persona, un soggetto X che ha dei titoli e li dà a garanzia della propria attività di impresa, magari una società di capitali, però parliamo di società di capitali, perché poi nel personale uno potrebbe dire che per ditte individuali uno potrebbe dire che è normale che sia così, però nelle società di capitali dove la responsabilità dei soci comunque è limitata al versamento del capitale eccetera, pertanto se uno dei soci presta a garanzia dei titoli, va bene, sulle quali maturano eventualmente delle cedole, sappiate anche questo, le cedole non vi verranno più corrisposte. E sapete perché? A garanzia del rimborso del prestito. Verranno messe su un conto a disposizione della banca, neanche a tua disposizione. Questa è una prassi. Questa è una prassi ormai consolidata. A meno che tu non li esiga nel momento in cui viene, come dire, eliminato il vincolo sui titoli stessi. Assolutamente sì. Ma li devi esigere tu, perché loro non te li riconosceranno mai. No. Ma vedi... Loro ti prendono le cedole a maturazione e ti metteranno su un conto che fra l'altro è pure infruttifero. Esatto. Ecco, allora, guardate quanti tecnicismi esistono nei rapporti tra correntista e banche. Ora, credo che sia abbastanza difficile per il cittadino medio star dietro a tutto questo. Poi un concetto ancora più semplice: parla di data dell'operazione o di contabilizzazione dell'operazione e data valuta beneficiaria. Apriamo un la disponibilità e la data della disponibilità, dove la mettiamo? Quindi sostanzialmente io è certa una data di arrivo che dovrebbe essere certa, ma non lo è fino in fondo. Perché? Perché la legge dice che tu, se effettui un bonifico, per esempio uno spostamento di denaro che non sia un semplice giro conto, fai un bonifico da un conto a un altro, se lo fai entro le 13 sostanzialmente l'accredito sarà nel pomeriggio o alle mattine del giorno successivo. Se lo fai dopo le 13 ci sono 48 ore di tempo perché arrivi nel conto di destinazione. E regolarmente non sono mai 48 ore. In più, se i bonifici li fai online, hai 24 ore per revocarli. Quindi tu puoi far partire del denaro. Questo succede nelle transazioni commerciali normalmente, fai partire il denaro. Dopodiché, mentre in viaggio, fai quello che, e qua Francesco forse mi seguirà, è uno stoppage in transito, ok?
una forma di stoppage in transito e i soldi d'altra parte non arriveranno mai, ma la mia controparte, io li ho spediti, la mia controparte non sa che non arriveranno, per lui se gli mostro la contabile col pro probabilmente arriveranno quei soldi, salvo poi vederseli negare, perché nel frattempo ho revocato il bonifico. Beh, adesso Marco, non scende troppo nel tecnico. No, io comprendo. Poi qui siamo in un'area anche un po' più ampia, nel senso che sono rapporti commerciali, per cui si parlerebbe di truffa. Però è quello, cioè questo è un tecnicismo che esiste, è una realtà. Sì. È una realtà. Comunque, ecco, non c'è neanche la garanzia, questo è il problema. Ecco, appunto. Cioè, non solo si prendono i soldi, ma non c'è neanche la garanzia. Ecco, ma quindi il nostro correntista medio, quindi domattina, dovrebbe decidere di alzarsi e cominciare a gestire in maniera completamente diversa il proprio conto corrente, facendo in modo che il denaro stazioni il meno possibile, stando attento a non superare certi limiti. Certo. E i paradisi fiscali? I paradisi fiscali? Ma si stanno cadendo uno dietro l'altro, praticamente. Ne abbiamo ancora due in Italia, comunque. Infatti, sì. Ecco, appunto. Sì. In Italia ne abbiamo due. Non ci siamo persone. Tecnicamente in Italia, tecnicamente non italiani. Senti, Francesco, prima di chiudere e di salutarti, vorrei sì, farti una domanda, dimmi. Che nulla c'entra con gli argomenti che abbiamo trattato fino ad ora. Ah. Cosa fai il 4 dicembre? Il 4 dicembre ancora non ho preso nessun impegno. Non hai preso ancora nessun impegno? No, dimmi tutto. No, così insomma, passando dal tuo seggio elettorale, come ti poni nei confronti di questo referendum? Bella domanda, sai? Bella domanda, bellissima, perché qui ci sono delle... Allora, innanzitutto sicuramente l'orientamento è sul no, sul non accettare questa novità. Però non ti nascondo che ancora ho tantissimi dubbi, perché io parto dal fronte sì. E per cui per certi versi c'erano delle cose che mi allettavano, probabilmente in un certo senso ci siete? Pronto? Sì, noi ti sentiamo. Scusate, io abbiamo sì, perso quasi completamente. Ah, ok, quindi stavo dicendo, io parto dal fronte sì e poi invece ora mi sto orientando sul no, perché ovviamente sto cercando di leggere, ora stanno uscendo cose più importanti, le informazioni si stanno ampliando e non lo so. Non intendevo metterti in crisi, ci mancherebbe no, ti dico, tu mi hai conosciuto, ti parlo in maniera totalmente serena. Sì. E sono dubbioso, ci sono molti dubbi. Perché la cosa che meno mi piace è che ogni volta che si parla di una riforma sembra quasi che venga sempre fatta a metà. Ok, venga fatta che non venga approssimativa. Esattamente, esatto, brava, esattamente, forse era questa la parola più giusta, cioè è l'approssimazione che viene che si percepisce. Per cui, perché io penso che una riforma importante come questa, una riforma costituzionale, debba avere una sua... per questo infatti sono anche molto, molto spesso e volentieri sono anche molto arrabbiato nei confronti dell'attuale sistema politico, perché per quanto io sia un uomo di sinistra, probabilmente talvolta mi definisco di vecchio stampo, ma non so neanche se si può dire una cosa del genere, cioè se esiste il vecchio stampo oppure no, comunque per me esiste. E
comunque sia, rispetto il tutto, essendo un uomo democratico, fortemente democratico, rispetto tanto la validità di una voce tanto quella di un'altra, ma queste voci neanche insieme riescono a costruire una cosa decente. Cioè, questa riforma costituzionale non riesce a convincere nessuno, non soltanto il piccolo, cioè non soltanto noi, io, me, che devo andare a votare, devo decidere, io poi che devo decidere per una cosa imprecisa, ma stiamo scherzando, ma perché continuano imperterriti a trasferire le responsabilità che si dovrebbero prendere loro, per i quali vengono pagati e strapagati in maniera esagerata, ma non soltanto per una questione economica, proprio sotto l'aspetto per tutto, vengono qualificati in maniera esagerata. Cioè, sono persone che arrivano là e diventano degli dèi. Per chi? Ma chi gliel'ha mai detto? Chi gliel'ha mai detto? Perché devono trasferire a me la responsabilità di una cosa del genere? Non perché io non le voglia prendere, tu mi devi dare la responsabilità di una riforma costituzionale. Io la voglio. La Costituzione è stata, come dire, creata dal popolo e adottata dal popolo. Non voglio mettere in discussione nulla di tutto quello che può essere la storicità o l'importanza di una Costituzione, ovviamente, però in questo io mi sento defraudato proprio, oppure eccessivamente responsabilizzato nell'utilizzo del mio diritto, che è quello che è il diritto di voto, il diritto di scelta, il diritto di fare determinate cose, perché di scegliere di quella che può essere domani un elemento della Costituzione. Cioè, non parliamo di una legge che poi domani potrà essere rivista, parliamo della Costituzione, parliamo di una cosa estremamente importante. Non si può trasferire al popolo una cosa così importante senza dare tutte le informazioni, cioè senza che sia chiara e senza che sia completa. Non so, forse sono stato un po' confusionario, scusate. No, 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 invece il tuo pensiero è assolutamente chiaro e per certi versi è anche condivisibile, naturalmente. Il problema è proprio quello che dicevi tu poc'anzi: la proposta è talmente inconsistente, mal formulata, mal posta, mal spiegata, mal ragionata, da suscitare comunque anche un certo sentimento di sgomento. Perché nel momento in cui ti viene proposta in maniera così confusionaria, tu non hai ben a fuoco quello che è l'obiettivo e ti naturalmente assalgono tutti i dubbi possibili e immaginabili. Comunque, sino al 4 di dicembre noi ci auguriamo di poterti aiutare, di poter aiutare te, te stessi e tutti gli ascoltatori di Radio Saiuz a fare un po' chiarezza. Dimmi, Marco. Una domanda, ma voi avete presente che oggi Sinistra Italiana e 5 Stelle hanno presentato un ricorso al TAR del Lazio per l'annullamento del quesito referendario? Ah, ok. Perché ritengono che la formulazione del testo sia sostanzialmente assimilabile a una formulazione pubblicitaria. A una televendita. È assimilabile a una televendita, praticamente. Quindi si andrà a votare il 4 di dicembre? La parola al TAR del Lazio, fondato nel 1900, anzi scusate, istituito nel 1970. Va bene, non lo sappiamo, sì. Nel dubbio... 1972. Ecco, non lo sappiamo, Marco, nell'attesa continuiamo comunque a raccogliere le nostre informazioni, a cercare di trasmetterle e a cercare, insomma, di evitare danni peggiori rispetto a quelli che sono stati già prodotti da questa banda di cialtroni, passatemi il tempo, insomma. Allora, sono le 19:34, come al solito abbiamo sforato. Ringrazio il dottor Francesco Avalos per essere stato con noi questa sera, per averci aiutato a capire qualcosina in più, perlomeno a capire quali sono gli strumenti da mettere in atto per una maggiore tutela dei correntisti. Grazie Francesco, grazie davvero. Grazie a te Antonella, grazie a tutti voi e spero di aver dato una mano a fare un po' di chiarezza. Grazie a tutti. Senz'altro, sì, penso, insomma, io perlomeno che sono decisamente lontana da certi meccanismi e da certe logiche, credo di aver afferrato qualcosa in più, quindi se l'ho fatto io non ci sono problemi. Massimo, ci sei? Sì.
Ecco, allora tra qualche secondo ti passiamo la linea per gli ultimi aggiornamenti. Grazie ancora a Francesco Avolos e a risentirci presto, Francesco, perché credo che ci saranno altre occasioni. Mi fa piacere, sarà sicuramente un piacere per me e anche rincontrarvi e salutarvi tutti. Ora vi saluto e ci sentiamo presto. Grazie Francesco, buon lavoro. Ciao. Grazie a tutti, grazie, Ciao, arrivederci. ciao. E passiamo alla linea Massimo Vorella per gli ultimi aggiornamenti. Prego, Massimo. Sì, grazie. Dopo aver naturalmente anche da parte mia ringraziato i vostri ospiti che sono stati veramente, come dire, chiari nel aver spiegato come siamo messi. Dunque, vi aggiorno, c'è un piccolo aggiornamento, Mafia Capitale, archiviazione di Zingaretti. Poi l'altra notizia che vi avevo dato prima in apertura di Renzi a Treviso, non sto qua a rileggerla, il ripiego lo faremo alle ore 22 con l'Osservatorio Antimafia. Vi lascio invece con una brevissima carrellata della nostra homepage della testata Pianeta Oggi TV. Dunque, in taglio primo abbiamo i messaggi segreti della Madonna e qui c'è un documentario molto molto importante che fa veramente riflettere, un po' come abbiamo ascoltato le spiegazioni degli ospiti, che altresì ci fanno riflettere veramente. Poi a seguire c'è una serie di telegiornali di Pandora TV, un comunicato da parte dell'Unione Italiana che vive, dei nostri connazionali che vivono in Istria, Slovena, i quali praticamente dunque dove la comunità degli italiani era al Parlamento sloveno e qui c'è appunto la notizia. Poi parliamo di educazione alla cultura della legalità con gli studenti universitari a Villarrica, penso che si pronunci così. Poi a seguire altri telegiornali di Pandora TV. E c'è poi un caso di una Madonnina che piange sangue a Trevignano. Ricordo la Madonnina che aveva pianto in mano al vescovo di Civitavecchia, dove lì praticamente non c'erano tanti trucchi. Il vescovo stesso aveva dichiarato: mi ha pianto in mano praticamente, mentre la teneva in mano. Quindi questo modo anche a volte di dire, questo modo di parlare, tipo ad esempio luoghi comuni sono bufale, inizia ad andare troppo di moda. Dobbiamo invece analizzare bene e vedere effettivamente se si tratta di una notizia. Un'altra notizia che vi do, stando un po', diciamo, più o meno in questi argomenti, è la morte del generale a 3 stelle Gennadij Reshetnev, che fu colui che ha avuto il coraggio di parlare e di dire che gli UFO esistono, e dando anche dei filmati, allora siamo nel 97, dei filmati a Giorgio Mongiovanni e ai suoi collaboratori, tra cui ricordo il fisico dottor Costantino Paglialunga, che erano stati ricevuti in una base militare a circa 160 km da Mosca. In quel periodo c'era il presidente della Russia Yeltsin, c'erano queste possibilità di avere questi colloqui e quindi questo generale ha dichiarato che praticamente la realtà UFO è ben presente e quindi purtroppo è scomparso alcune settimane fa. Naturalmente la notizia ci dispiace perché all'epoca io ero a Radio Treviso 103. Ne abbiamo parlato tantissimo, c'è anche il filmato addirittura, quindi c'è tanto di nome e cognome, si vedono i volti, c'è la traduzione dell'intervista in sovraimpressione, il filmato lo potete trovare all'interno della nostra testata di Venezia Pianeta Oggi TV.net, è il video che vedete subito perché c'è scritto video in evidenza, lo trovate subito a taglio primo a destra, un video fisso che rimarrà
rimarrà là per sempre, perché quello è un documento straordinario. E lo trovate, dicevo, a taglio primo sotto l'ora esatta, quindi non potete sbagliare. Detto questo, sempre la mia solidarietà ai terremotati in riferimento ai discorsi che ha fatto il primo ministro, e non solo lui, di voler realizzare il ponte sul stretto di Messina. Quindi vuol dire che i soldi ci sono, e quindi potremo evitare questi sperperi di denaro e abbassare un po' le tasse e permettere alla gente che possa vivere con una certa serenità e tirarsi su anche la famiglia altresì con una certa serenità, perché altrimenti qua veramente diventa un'azienda far famiglia. A te, Antonella, non ho altro da aggiungere. Grazie Massimo Bonella, naturalmente ci associamo come te, insomma esprimiamo la nostra solidarietà. Ringraziamo tutti gli ascoltatori, vi diamo appuntamento alle 22 per Osservatorio Antimafia, questa sera ci sarà con noi Aaron Pettinari. Ringraziamo Rosario Moreno da Treviso per la regia centrale, grazie Rosario. Grazie a te, grazie a voi tutti quanti. Grazie a io stavo pensando, non ho problemi Antonella, perché ho solo debiti, quindi non so se si trattengono per qualcosa dei miei debiti. Allora guarda, farò una pubblica confessione, io non ho più un conto corrente da 6 anni. Bene, mi fa piacere, ho risolto il problema alla radice, per cui va bene così. Scusa Antonella, Antonella, scusami, mi dimenticavo una comunicazione di servizio che purtroppo dobbiamo darla sempre perché è successo un problema. Dunque, tutti i telespettatori che prima seguivano il nostro settimanale su Eden TV, parliamo del digitale terrestre, sull'86 di Eden TV, adesso è possibile, tutti i telespettatori dico che sono in Veneto, è possibile seguirlo su Video Telecarnia sulla frequenza dei 690 al mercoledì e al sabato intorno alle ore 23. Video Telecarnia riesce a coprire anche buona parte del Veneto. Naturalmente ci scusiamo di questo disguido, ma a volte succedono anche di queste cose, che a volte un emittente viene a meno o cosa, e quindi siamo costretti, purtroppo a volte si preferisce mandare in onda, non so, delle cose più, come dire, meno, forse anche meno a mio avviso interessanti, e piuttosto che un programma che parla della società di oggi, dove sta andando proprio questa società qua, cioè quello che veramente interessa al cittadino. Comunque, ripeto, Video Telecarnia ogni mercoledì e sabato intorno alle ore 23. Grazie Massimo, grazie a Marco, grazie a tutti quanti, vi diamo appuntamento alle 22, come vi dicevo, con Aaron Pettinari dell'Osservatorio Antimafia, oppure a mercoledì prossimo, sempre alle 18:30, qui su Radio Science. Buona serata a tutti voi.